Ok. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Presidente, bene, lei sta bene? Tutto bene? Presidente, ciao. Io sto in piedi. No, io sto in piedi. Tu? Ma no, tu stai qua. Allora, io farei così. No, ma anch'io due appunti ce l'ho. Andiamo? Si sente? Ma si sente? Buongiorno a tutti, se prendete posto cominciamo con la presentazione, grazie. Faccio solo, do solo la parola un minuto a Vino, che nel pubblico lo chiamo. Speriamo solo che sia breve. Ci siamo? Ok. Di nuovo buongiorno a tutti, benvenuti all'Arena Piemonte, la casa della Regione Piemonte, del Consiglio regionale del Piemonte, al Salone del Libro di Torino. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Alessandro Galavotti, sono un giornalista dell'ANSA che in occasione dei 35 anni dell'Istituto di Candiolo, della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, ha avuto l'onore di curare il volume che presentiamo oggi. Saluto e ringrazio i relatori, a cominciare dalla Presidente Allegragnelli, buongiorno, grazie. Il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia. Il Consiglio regionale del Piemonte ha sostenuto la realizzazione di questo libro, senza il Consiglio regionale non saremmo riusciti a farlo, quindi grazie. Grazie alla professoressa Gregorz, spero di aver pronunciato bene il suo nome. E grazie anche a Cristina Chiabotto, che è testimonial di Candiolo, della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Benvenuti. Saluto anche le autorità militari e civili, il prefetto Raffaele Ruperto, buongiorno, grazie per averci onorato della sua presenza. Prima di entrare nel vivo della nostra presentazione, do la parola al presidente Bino per un brevissimo saluto. Io però non ho il gelato. Eccolo. Eccolo. Buongiorno a tutti. E grazie per essere qui così numerosi. Devo dire, quale migliore occasione per celebrare un evento così importante come i 35 anni di questa meravigliosa fondazione, se non farlo al Salone del Libro e farlo nell'Arena Piemonte con una partecipazione così numerosa e anche così qualificata. Quindi per me potervi dare il benvenuto sia come appassionato della Fondazione, perché è una realtà che non può non vederci coinvolti, non vederci in qualche modo, non farci sentire rappresentati, non soltanto in Piemonte, non soltanto in Italia, ma a livello mondiale. In più, essere qui oggi, in questa atmosfera di festa che veramente è tornata a riempire le nostre sale. Ho detto prima che il motto
del salone, entrando l'avete credo visto più o meno tutti, c'è quella frase bellissima: i libri possono creare indipendenza, il salone crea dipendenza, e io sono orgoglioso che il salone crei questa dipendenza e che ci si senta, come dire, a casa quando si è qui, quando si decide di presentare un libro qui o di presentare un'iniziativa come questa, perché le istituzioni sono a casa qui, la nostra regione, il nostro comune, ma in realtà le regioni di tutta Italia, perché in qualche modo sono quasi tutte rappresentate, e il lavoro che stiamo facendo è per non dimenticarne nessuna e quanto prima averle poi davvero tutte presenti al Salone. Quindi io vi saluto, vi do il benvenuto, non mi trattengo troppo perché sono i relatori che dovranno intrattenerci. Vi ringrazio davvero di cuore e ringrazio Donna Allegra per aver voluto celebrare qui questo evento. Grazie davvero. Grazie Presidente Bino. Saluto collegato dalla redazione ANSA di Roma il direttore Luigi Conto, a cui darò la parola tra poco. Come sapete, il Salone del Libro quest'anno è dedicato ai cuori selvaggi, e secondo me nel libro che presentiamo oggi di cuori ce ne sono davvero tanti. C'è la cura, c'è la ricerca, c'è la solidarietà e c'è ovviamente il futuro, perché tutto quello che è stato realizzato sino ad oggi prosegua e possibilmente diventi sempre più grande e sempre più importante, affinché la lotta ai tumori diventi davvero sempre più efficace. Io vorrei dare la parola al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente Allasia, per un saluto introduttivo. Come vi dicevo, il libro Candiolo 35, che celebra i 35 anni di questo straordinario sogno, è realizzato con il sostegno del Consiglio regionale e senza non sarebbe stato possibile farlo. Quindi grazie ancora. Grazie, a parte i ringraziamenti tutti che sono doverosi e non dovuti. La Fondazione per la ricerca sul cancro ONLUS è un orgoglio per l'intero Piemonte e il Consiglio regionale non poteva stare alla finestra. In questi 35 anni di attività si è voluto trasformare, si è trasformata ed è voluta, è diventata un vero centro polo oncologico d'eccellenza a livello internazionale. Una struttura che è stato in grado di integrare la ricerca con la parte clinica, un punto di riferimento per tutti i centri oncologici, un vero fiore all'occhiello della sanità piemontese che sinergicamente lavora con la regione, creato negli anni grazie al contributo di tanti, alla generosità di tutti i cittadini che stanno partecipando costantemente, dentro e fuori Candiolo, diventando un modello internazionale per la ricerca e la cura del cancro. Credo che sia importante proseguire in questa direzione, perché solo attraverso la ricerca e la realizzazione di nuovi spazi si potranno continuare ad avere un centro d'eccellenza a disposizione dei cittadini. Mi preme quindi rivolgere un sentito ringraziamento ai ricercatori, medici e a tutti gli operatori sanitari per il lavoro svolto in questi anni. La loro passione e il loro impegno hanno permesso alla Fondazione di raggiungere importanti risultati anche durante la fase emergenziale della pandemia. Il centro di Candiolo ha confermato la sua capacità di fare sistema, un esempio virtuoso di come un'istituzione privata possa permettersi al servizio di un intero territorio. Come Consiglio regionale abbiamo deciso di contribuire in modo attivo alla realizzazione di questo volume, curato dall'Agenzia ANSA, come segno di gratitudine e di vicinanza verso una realtà che in questi decenni non solo ha garantito cure e assistenza a migliaia di pazienti oncologici, ma durante l'emergenza sanitaria non si è fermato. Ha messo a disposizione della comunità competenze e strutture per combattere l'invisibile male, e ulteriormente il Consiglio regionale, questo è fuori discorso, continuerà a
essere attiva verso la Fondazione e verso tutte quelle strutture che cercano di alleviare e aiutare i cittadini per il post-cura. Un esempio che sto portando in cuore con me è quello delle dragonette che lavorano costantemente per aiutare le malate oncologiche in un'attività sportiva. E questo connubio con lo sport il Consiglio regionale lo apprezza e lo sostiene e continuerà a sostenere sempre, come sta sostenendo e ha sostenuto sempre anche la Fondazione di Candiolo. Grazie e buon intervento e buona discussione. Grazie Presidente Allasia. Invito il consigliere regionale Ivano Martinetti a accomodarsi tra noi per un saluto dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Faccio i miei anche ringraziamenti e saluti che sono già stati fatti dal nostro moderatore e dal Presidente Allasia. Allora, i compleanni sono sempre traguardi che è giusto celebrare, perché ci danno gioia, ci riuniscono e a maggior ragione se riguardano una realtà così importante come quella della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro e l'Istituto di Candiolo. Negli anni è un istituto che si è affermato negli anni, è una vera e propria istituzione con chiunque si parla. Io ho avuto in famiglia delle problematiche e a un certo punto ci siamo rivolti a Candiolo. Ecco, già solo nominare andiamo a Candiolo dava già un senso di sollievo al malato. Quindi veramente grazie per tutto il lavoro che state facendo. Ha già ricordato il Presidente Allasia come ci sia questo connubio anche tra la Regione e Candiolo che noi dobbiamo continuare a sostenere e dobbiamo continuare assolutamente a farlo, perché è una la Fondazione e l'Istituto Candiolo si sono sempre messi al servizio della comunità in cui sono inseriti, e a loro volta mi permetto di dire che anche tutto il territorio ha riconosciuto l'importanza, la grande importanza di questa Fondazione, di questo Istituto, andando con le loro donazioni, insomma, con i loro gesti di stima ad aiutare quello che è l'operazione che sta portando avanti questa importante fondazione. È un vero e proprio fiore all'occhiello, non solo per quello che riguarda la ricerca, ma l'ha ricordato molto bene il Presidente Allasia, hanno saputo coniugare molto bene quello che è la pratica clinica insieme a quella che è una costante ricerca e innovazione. Come Consiglio regionale noi abbiamo assolutamente il dovere di sostenerlo anche con delle azioni concrete. Io ho l'onore e il piacere di condividere col Presidente Allasia la delega su quello che sono gli stati generali della prevenzione e del benessere. Dobbiamo continuare a lavorare su questo piano sempre di più. Abbiamo anche alcuni consiglieri che in Consiglio regionale stanno portando delle proposte interessanti che andremo poi a discutere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che riguardano proprio gli ammalati oncologici. Quindi io avrei concluso, se mi permettete, buon compleanno Candiolo. Grazie. Grazie consigliere. Dunque, il volume che forse di cui potete vedere alcune pagine scorrere sul maxischermo alle mie spalle è un racconto di una storia di 35 anni estremamente avvincente, perché parla di un sogno che è diventato realtà grazie all'impegno di persone che hanno creduto nella cura, nella ricerca e che hanno creduto nella solidarietà. Quello che vedete appunto è l'Istituto di Candiolo, istituto che non esisteva fino a 35 anni fa, e questa storia parte appunto dal lontano 1986 da un'idea temeraria estremamente efficace per i risultati che ha portato. Presidente Agnelli, se la immaginava così intensa questa storia, se la immaginava così forti questi 35 anni? Beh, guardi, no, perché già io
ero entrata a far parte dell'Associazione Italiana Ricerca Cancro, che è un ente che raccoglie fondi appunto per la ricerca di tutta Italia. E i piemontesi, in quegli anni in cui io sono stata presidente del Comitato Piemonte Valle d'Aosta, sono state delle persone generosissime. È da lì che poi in fondo è venuto la domanda: cosa si può fare per i piemontesi che così tanto sono generosi? E appunto il gruppo di persone che lavorava con me mi ha detto: ma noi avremmo bisogno in fondo di un centro di ricerca applicata. Nella mia ignoranza ho chiesto cosa vuol dire applicata e mi risposero che ci voleva la ricerca e la cura insieme. E ho detto: beh, proviamoci. Questo è stato l'inizio della nostra avventura, con alcuni che erano un po' reticenti e dicevano: ma io credo che lei non ce la farà mai. E io, siccome sono un ottimista di natura ed ho un carattere particolarmente allegro che si addice al mio nome, ho detto: benissimo, proviamoci e andiamo avanti, se poi non ci riusciamo faremo qualche cos'altro. E così è nata la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. Intanto ringrazio il presidente Allasia e il dottor Contu, che non è con noi, ma che attraverso di loro si è potuto avere questo bellissimo volume. Dico bellissimo volume perché quando l'ho sfogliato la prima volta mi sono emozionata. Intanto a vedere tutte le fasi, a vedere delle fotografie di tanti anni fa, a vedere quando è iniziato proprio con il notaio Marocco che ci ha lasciato poco tempo fa, per cui delle persone che oggi non ci sono più e che non possono vedere Candiolo come lo stiamo vedendo noi. E questo libro per me è un tornare indietro, fermarmi nel mezzo e ripartire, perché lo scopo della nostra fondazione non è solamente aver costruito un oggetto, ma è quello che ci si mette dentro. Quello che ci si mette dentro ovviamente sono prima di tutto gli esseri umani, sono i medici, i ricercatori, infermieri, macchinari, tutto quello che riguarda la parte clinica, e poi ovviamente avere le persone che fanno questo mestiere con umanità. Perché io dico sempre che chi entra a Candiolo non entra per levarsi un appendicite e andare a casa. Di conseguenza le persone che stanno vicino ai malati devono avere un'umanità grandissima, proprio per alleviare anche psicologicamente il momento della malattia che stanno vivendo. E per me questo libro è un libro veramente importante. Io vi ringrazio veramente tantissimo. Presidente, siamo noi che dobbiamo ringraziarla, perché se nello sfogliare questo volume si prova emozione, le assicuro che anche noi che l'abbiamo fatto, e saluto qui nel pubblico Lorenzo e Mauro Vallinotto con cui abbiamo lavorato a questo progetto, abbiamo provato grande emozione a riscoprire questa storia, una storia che naturalmente non è finita. Abbiamo cercato di raccontarla nel nostro stile, in maniera sobria, in maniera tempestiva, efficace. Direttore Contu, buongiorno, benvenuto tra noi, sei in collegamento, ci senti? Eccoci, noi ti vediamo, non ti sentiamo ancora. Eccoci qua, buonasera a tutti, ora mi sentite? Perfetto, ti sentiamo benissimo, direttore, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti, mi dispiace molto non essere lì con voi, purtroppo ho avuto un piccolo incidente fisico e non mi posso muovere in questi giorni, ma sono qui in ufficio e sono molto contento di poter partecipare, di assistere a questo evento. Per me è un piacere personale, per l'ANSA è un dovere partecipare a questi progetti. Siamo la più grande agenzia italiana, un'infrastruttura dell'informazione che nel tempo si è radicalmente rinnovata, senza però smarrire la via maestra, che è sempre la stessa da quando abbiamo cominciato nel 1945: oggettività, pluralismo, competenza e completezza. Oggi siamo una realtà moderna su tutte le piattaforme, che è in grado di parlare non soltanto ai propri abbonati, come succedeva prima, ma a milioni di italiani attraverso i suoi canali digitali. Questa trasformazione ha reso ancora più evidente il nostro ruolo nel marasma della rete, dei social media, delle fake news. Sentiamo una grande responsabilità di offrire al sistema informazione verificata, certificata, in un tera, e soprattutto su temi come quello della salute dei cittadini, così delicati come abbiamo visto in questi due anni di pandemia. Lo sviluppo digitale ha incrementato anche il nostro ruolo di cerniera tra le istituzioni e i cittadini, tra i territori e il mondo, e questo libro
ne è la testimonianza, perché racconta una storia di successi, un esempio di come le persone possano cambiare le cose, ottenere risultati importanti al servizio del bene comune. E noi siamo felici di raccontare queste storie, di dare il nostro piccolo contributo come è questo libro. Ringrazio Alessandro Galavotti, che è lì con voi, che è il responsabile della redazione, tutti i colleghi, Mauro e Lorenzo Vallinotto, che hanno realizzato questo volume veramente bello, e mi ha davvero fatto molto piacere, da saluto le parole della Presidente Agnelli quando ha parlato dell'emozione che ha sentito, perché questo significa che abbiamo centrato il nostro obiettivo. Come spesso succede, le immagini parlano più di tante parole, e vedere i volti sorridenti dei pazienti, dei medici, degli infermieri allarga il cuore. Quell'abbraccio che abbiamo visto tra persone che indossano il camice è un segnale di speranza per tutti noi, così come i gesti di solidarietà con quella immagine del primo bollettino, della prima donazione che quella signora torinese ha fatto nel lontano 1986, e poi le tante personalità che nel corso del tempo si sono spese per il successo di questa iniziativa. È un libro che, come la fondazione guarda al futuro, avete già parlato della ricerca, dei macchinari, e sono sicuro che ci sarà un grande futuro e che magari per il 70° compleanno ci sarà ancora qualcuno dell'ANSA a raccontarlo. Grazie davvero, grazie a tutti. Grazie mille, direttore, per la tua presenza. Noi ti salutiamo perché sappiamo che tra poco c'è la riunione di redazione. Grazie ancora per essere intervenuto. Grazie ancora. Direttore, scusami. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha detto questa frase adesso, voglio solo confermare. Io ho la stessa età dell'ANSA, per cui non credo che ci vedremo ancora fra 70 anni. Dubito. Neanche io, ma qualcuno lo farà per noi. Non mettiamo limiti, Presidente, non si sa mai, non si sa mai. Grazie ancora, direttore, buona giornata e buon lavoro. Auguri a tutti. Grazie, grazie. Abbiamo parlato della ricerca e della cura, che sono due dei quattro capitoli di cui si compone il volume sui 35 anni della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. A Vanessa Gregors, che è la vice direttore scientifico dell'Istituto di Candiolo, io vorrei chiedere perché si cura meglio negli istituti in cui si fa anche ricerca? E poi, lei arriva da una realtà importante che è il San Raffaele di Milano. Quali differenze ha trovato tra queste due strutture? Allora, parto con la seconda domanda. Vengo da San Raffaele dopo 20 anni di esperienza presso l'IRCCS di San Raffaele, e ho avuto diverse possibilità quindi di cambiare posto di lavoro, ma avevo resistito fino alla offerta di Candiolo, perché ho trovato in Candiolo, questo già lo sapevamo, un centro di eccellenza nazionale ed internazionale, ma quello un po' è il, possiamo dire, il DNA degli IRCCS in generale, come lo sono anche diversi altri, ma quello che ho trovato in più è veramente una grande energia, una grande determinazione nel voler accelerare, proprio a scendere più velocemente nella crescita, nella competenza e soprattutto nell'assistenza dei pazienti, però con modalità e approcci a livello internazionale. Quindi ho trovato nel Candiolo un luogo quindi che si vede e che si mette in gioco a 360 gradi, sia nell'ambito della ricerca, sia nell'ambito clinico assistenziale, sia nell'ambito dirigenziale, perché quello conta molto, ma anche comunque un grande amore sia degli operatori stessi, ma anche della popolazione stessa. Quindi ovviamente un tesoro veramente incredibile. Candiolo è un centro di eccellenza, e questo lo si evince perché è un IRCCS, quindi è un istituto di ricerca, però diciamo un istituto di cura, però anche di ricerca scientifica. Che cosa vuol dire questo? Non vuol dire che noi abbiamo dei ricercatori che sono chiusi nei laboratori e i clinici che assistono i pazienti. Noi abbiamo dei team trasversali che accompagnano la cura del paziente per la sua patologia, e dentro questi team ci sono sia ricercatori preclinici ma anche ricercatori clinici. Che cosa vuol dire questo? Che è come se i nostri pazienti avessero a disposizione in tempo reale tutto il nostro istituto per la sua malattia. E questo è il modello quindi dell'IRCCS. Siamo anche un centro quindi di riferimento internazionale, e questo non è una
auto, come dire, proclamazione. Questo è frutto comunque di quello che sono le analisi degli indicatori, dei nostri risultati, sia scientifici ma soprattutto anche della cura, che vengono monitorati a livello internazionale. Ecco, allora vado a rispondere. Perché si raggiungono queste eccellenze? Perché la ricerca ci porta comunque a anticipare tutto quello che un domani sarà nella pratica clinica. Ci anticipa i tempi sia dal punto di vista diagnostico, sia dal punto di vista delle tecnologie che noi usiamo, dal punto di vista dei farmaci. All'interno proprio di questi centri come il Candiolo, i pazienti ricevono i trattamenti molti anni prima rispetto a quello che un domani riceveranno nella pratica clinica. Inoltre la conoscenza, quindi da parte nostra e da parte dei nostri pazienti, viene trasmessa e comunicata a livello internazionale, quindi è proprio una comunità internazionale che lavora insieme. Grazie, grazie dottoressa, grazie anche per averci regalato un pizzico di orgoglio, un grande orgoglio per Candiolo, perché è un altro esempio di eccellenza che i milanesi, lasciatemelo dire, non ci hanno fregato, insieme al Salone del Libro peraltro, quindi non possiamo che esserne felici e soddisfatti. Si è detto ovviamente della solidarietà. Senza la solidarietà, senza l'impegno quotidiano e costante di centinaia di migliaia di piemontesi, Candiolo non esisterebbe, e la solidarietà dunque è una delle colonne portanti di Candiolo e anche del volume che stiamo presentando. Qui con noi c'è Cristina Chiabotto. Cristina è la testimonial della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Perché hai deciso di intraprendere questa avventura? Buon pomeriggio a tutti. Prima innanzitutto, Candiolo è un'eccellenza del nostro territorio, quindi legarmi a una struttura del genere diventa anche facile, perché per il nostro lavoro spesso vieni contattato da tante, associazioni e fondazioni, ed è difficile seguire tutti, perché un po' per credibilità e per coerenza, un po' perché è giusto secondo me proprio fare una scelta. E quando è arrivata questa grande opportunità è stato facilissimo scegliere, perché purtroppo sappiamo benissimo che il cancro è un male ancora troppo diffuso e dobbiamo unirci tutti nel sostenere istituti così importanti come quello di Candiolo. Personalmente ho vissuto anche un'esperienza con mia mamma, quindi è stato anche difficile, non facile nel raccontare che cosa significa appoggiarsi a un istituto del genere, ma difficile affrontare un percorso così importante quando riguarda qualcuno che è proprio al tuo fianco. Quindi come me ci sono tantissime storie, anche più forti, che fanno parte di questo istituto, e quindi dobbiamo assolutamente comunicare quanto sia importante sostenere Candiolo. Grazie al nostro lavoro lo facciamo per tante altre cose, anche un po' più futili, e quindi in questo caso dà un significato anche a un percorso lavorativo, un percorso personale. È assolutamente un valore aggiunto, un valore in più poter lavorare, poter raccontare, poter portare il nome di Candiolo in giro per il mondo, e noi ci auguriamo che con questo volume questo sia possibile. Lo ripeto, nello studiare come comporlo è stato davvero emozionante, nel cercare le foto, nel riscoprire storie grandi e storie piccole, è stata ogni giorno una grande emozione, e non c'è regalo più bello che si possa fare a un giornalista che regalargli una storia, quindi grazie ancora di questa opportunità. Un'opportunità che è fatta appunto di tanti nomi che noi non conosciamo e che in pieno stile sabaudo decidono di sposare la causa della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e di sostenerla con donazioni piccole o grandi. È seduto con noi nel pubblico il direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Gianmarco Sala, che invito ad accomodarsi qui. Benvenuto Gianmarco. Gianmarco è stato l'amico, se mi consenti, che più di altri in questa avventura mi ha coinvolto e con cui abbiamo lavorato gomito a gomito per portare a compimento questo volume. Quindi grazie per questa grande opportunità, grazie per la fiducia che hai nei confronti dell'ANSA. Tra l'altro qualcuno mi dice che oggi compi gli anni. Mi hanno detto circa 28, mi pare, no? Auguri, auguri. Parlavamo di solidarietà, di generosità dei piemontesi. Quali sono i numeri di questa generosità?
Grazie direttore, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie a voi per l'ospitalità. Parto dall'impatto. A Candiolo operano oltre 800 persone, sono medici, sono infermieri, sono tecnici. Di queste 800 persone oltre 300 sono ricercatori che arrivano da tutto il mondo e operano in 37 laboratori della ricerca, 10.000 metri quadri destinati appunto all'attività di ricerca, 12 piattaforme destinate alle principali patologie tumorali. Questo è l'impatto di Candiolo, ma dietro l'impatto c'è il motore. Il motore è la generosità. Noi abbiamo stimato che in questi 35 anni oltre 3 milioni di sostenitori sono stati accanto a noi. Sono le istituzioni, come il Consiglio regionale del Piemonte, come la Regione Piemonte, sono le imprese, qui in prima fila c'è un imprenditore piemontese che è da sempre accanto a noi, sono i cittadini che scelgono di continuare a sostenere Candiolo e di permettere a Candiolo di svilupparsi. Il direttore Contu ha fatto riferimento a un'immagine che trova posto nel libro, è il primo atto di donazione che è stato fatto a Candiolo, un bollettino postale del 1986, una donazione di una signora di Viares Romoli, 120.000 euro a favore della Fondazione Piemontese. 120.000 lire, scusami. È perché hai 28 anni. Ho 28 per anni, perché sono giovane, a favore della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. È stato il primo atto di donazione da cui tutto è partito e che oggi ci permette di sviluppare l'istituto di Candiolo. Se oggi uno arriva a Candiolo vede una enorme gru che sormonta lo skyline, che sta terminando gli ultimi laboratori che metteremo a disposizione dei nostri ricercatori, ma poi quella gru si sposterà per realizzare la nuova biobanca, per realizzare il nuovo hospice, e tutto questo noi lo possiamo fare esclusivamente grazie alla generosità delle persone. In ultimo, Alessandro, se mi permetti, siamo in un periodo che è quello della dichiarazione dei redditi, 5 per 1000. Beh, voi dovete sapere che il 5 per 1000 per noi è uno strumento decisivo, essenziale, che ci permette di sostenere il lavoro dei nostri ricercatori. Voglio darvi un altro dato. La Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro ogni anno raccoglie oltre 200.000 firme di persone che scelgono di sostenerci. Ebbene, siamo tra le prime tre no profit italiane per raccolta fondi e numero di firme. Io penso che questo sia un orgoglio di questa comunità, che continua a credere nella ricerca e nel lavoro delle persone che operano a Candiolo. Quindi davvero grazie a tutti voi per il vostro sostegno e continuiamo ad andare avanti così. Grazie Alessandro. Grazie direttore. A me non resta che ringraziare di nuovo voi relatori. Presidente Agnelli, grazie davvero per questo momento, grazie per questo volume. Grazie alla dottoressa Gregorz, grazie Cristina Chiabotto e grazie al Consiglio regionale, al Presidente Stefano Allasia. Tutti noi abbiamo dei motivi per sostenere la lotta e la ricerca sul cancro. In ogni famiglia purtroppo ci sono storie di malattie finite bene o finite purtroppo talvolta anche male. Io davvero sono stato onorato di aver curato insieme ai miei colleghi questo volume, che spero possa dare ulteriore impulso e stimolo a Candiolo, alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. Lascio la parola per i saluti finali al Presidente Allasia. Ho un motivo personale in particolare per essere orgoglioso, onorato di essere qui tra voi. Un anno fa è scomparso un mio compagno di scuola, un mio carissimo amico, era il mio compagno di banco. Lavorava a Candiolo. Grazie. Io per concludere volevo ringraziare indubbiamente Allegra Agnelli, che si adopera per portare avanti la mission della Fondazione e cercando anche di essere utili e essere un po' controtendenza al direttore dell'ANSA. Spero che fra 35 anni, non dico 70, fra 35 anni non dovremo essere qui a fare il 70° anniversario della Fondazione, perché il cancro sarà sconfitto. Quello è un augurio verso tutti noi, verso noi che, come anche Glavotti purtroppo e anche il sottoscritto, ha avuto dei familiari che a Candiolo hanno perso la vita, non sono usciti purtroppo. Però dobbiamo guardare oltre. Giustamente, come diceva il dottor Sala, e quello è un annuncio e un appello che faccio ai politici, anche qui presenti,
c'è la consigliera Sara Di Sabato, ma anche vedo Paolo da Milano, il consigliere comunale Paolo da Milano, non solo come consigliere comunale ma anche come imprenditore. Chiedo a tutti veramente, come imprenditori e come politici, quest'anno fare un regalo alla Fondazione. Per i 35 anni doniamo il 5 per 1000. Come giustamente ha ribadito, vorrei che fosse messo a caratteri cubitali il codice. Siamo in periodo di... c'è anche la Guardia di Finanza, perciò siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, c'è ancora qualche giorno davanti fino a settembre-ottobre, come me il solito ritardatario nella dichiarazione dei redditi, però sicuramente sia il sottoscritto, e inviterò tutti i consiglieri regionali di donare, e eventualmente chiederò anche la pubblicazione, se la direzione regionale del consiglio regionale mi permette di pubblicare chi effettivamente farà questo regalo alla Fondazione. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Buona giornata a tutti, buon Salone del Libro e grazie ancora. Grazie.